vero. Ringrazio ovviamente Claudio, ci lega un'antica amicizia, insomma siamo di Cassino, ci conosciamo da quando eravamo ragazzi, un po' ci siamo persi ad un Non è un certo raccomandato. punto. No, no, Quando assaggerete i suoi assolutamente. confetti capirete che non è un raccomandato. Nel senso che un po' ci siamo persi negli ultimi anni perché avevamo il negozio a Cassino, poi per motivi di lavoro ci siamo concentrati sulla produzione e quindi io vivo meno a Cassino e ci siamo un po'. Però Persi. recentemente ci Grazie a queste sentiamo iniziative che frequentemente e ovviamente a me fa piacere partecipare e appunto ringrazio ancora. Spendo due parole però perché i confetti probabilmente sono un po' più noti. Come Brando parla, noi siamo nel Molise, la tradizione abruzzese molisana che però nasce dall'abbazia di Montecassino perché le prime mandorle sul nostro territorio che venivano regalate in occasione delle cerimonie erano dei monaci benedettini che le ricoprivano di miele ed è un simbolo di rinascita, no? È un seme a tutti gli effetti, siccome oltretutto è buona, facilmente viene utilizzata. Veniva già allora utilizzata nella pasticceria e ancora oggi con le mandorle non si producono solo i confetti, ma tanta pasticceria è ricca, arricchita dal gusto delle mandorle. Volevo parlare del macaron perché Francese, è un vero? prodotto, difatti ringrazio dell'appoggio perché questo è un macaron de Paris, però l'origine è sempre italiana e fu Caterina de' Medici nel 1533 a portarla quando andò sposa a quello che sarebbe diventato Enrico II di Francia, portò tutta la corte perché come sapete si spostava tutta la corte quando si muoveva una principessa, una regina e portò la tradizione del macarone. Immaginate solamente la cialda, se la staccate dalla parte inferiore, a tutti gli effetti somiglia più a quello che noi conosciamo come amaretto, però ha la caratteristica di non avere la frattura in superficie, ha questa cupola molto regolare che gli conferisce un aspetto caratteristico. Poi, a seguito della rivoluzione francese e lo smembramento dell'aristocrazia, questa ricetta andò a finire nel popolo. E evidentemente un pasticcere decise di farcirla usando i due macaroni e nacque il macaron de Paris. Noi 6 anni fa, attraverso il marketing di Cuore Nero, un uomo prestigioso, amante della cucina, un bolognese, il signor Napoleone Neri, decidemmo, a seguito di un suo input, suggerimento, di produrre questi macaroni. E oggi possiamo dire con grande soddisfazione che è diventato un terzo del fatturato dell'azienda, lo esportiamo in tutto il mondo, è un prodotto molto internazionale e ci serve anche per esportare i confetti che invece fanno parte di una tradizione più italiana, ma che noi vogliamo spingere nel mondo proprio per parlare dell'Italia ed entrambi sono dei dolcetti che vengono usati nelle cerimonie, per cui ci tenevo a spendere due parole su macaron, inteso come prodotto di origine italiana, anche se fiorentina, ma Non ha non ha importanza, senso. non è l'Italia preunitaria dai tempi dell'antica Grecia ha civilizzato la sua cultura ha diffuso in tutto il mondo, quando eravamo La separati, poi famiglia dopo. Medici ha dato lustro È all'Italia. sotto gli occhi di tutti, prima eravamo il centro fulcro del mondo per tutti, oggi non più. Credo che sia incontestabile questo.